Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta!» Altri dicevano: «Costui è il Cristo!» Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la scrittura: dalla stirpe di Davide, da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta!» Gesù predica con autorità propria. Chi possiede una dottrina che trae da sé e non come gli scribi che ripetevano tradizioni precedenti e leggi tramandate. Erano così, soltanto parole. Invece Gesù, la parola ha autorità. Gesù è autorevole e questo tocca il cuore. L'insegnamento di Gesù ha la stessa autorità di Dio che parla. Infatti, con un solo comando libera facilmente l'ossesso dal maligno e lo guarisce. Perché? Perché la sua parola opera quello che dice. Perché egli è il profeta definitivo. Ascoltiamo noi le parole di Gesù che sono autorevoli. Sempre, non dimenticatevi. Portate in tasca o nella borsa un piccolo Vangelo per leggerlo durante la giornata, per ascoltare quella parola autorevole di Gesù.